Le genti che da sempre si affacciano sulle mie sponde non sono riuscite a sviluppare un'unica identità, quanto un senso di appartenenza, una familiarità che, come un sottilissimo filo, ha viaggiato sull'acqua già con i Micenei 16 secoli prima di Cristo. Da allora ha continuato a cucire le sponde su trabaccoli, pieleghi, brazzere, galere, brigantini, caicchi, fuste, galeotte, traghetti, gommoni, motovedette, unità della NATO, non importa per quale ragione, se i marinai portavano la tonaca o l'armatura, se per commerciare, migrare o invadere. Ma sempre con la consapevolezza che sull'altra mia riva c'è qualcosa che in fondo gli apparteneva. Spesso un rifugio, come per i geghi fedeli a Skandenberg, o la realizzazione di un sogno, come i 20.000 della Vlora, l'8 agosto del 1991. Essi sono apparsi di fronte al porto di Bari, quando vi eravate quasi dimenticati di loro. Ma nessun adriatico, che ancora ne abbia consapevolezza, si è stupito vedendo arrivare quei grappoli umani. Così li ha accolti come è sempre stato e sempre sarà. Anche la promessa di accoglienza genera familiarità. Tentare di fermare le migrazioni in Adriatico o nel più grande Mediterraneo, come nell'episodio della Cater Irades, è come infilarsi una lama nel petto. Come disse Predrag Matvejevic in Breviario Mediterraneo, non c'è confine fra la peregrinazione e il pellegrinaggio del singolo viaggiatore, così come non esiste fra le invasioni e le peregrinazioni dei popoli.